Una stima non ancora precisa, ma comunque attendibile, ci porta a dire che tra le serate di lunedì e di martedì, praticamente tutta la denominazione è stata interessata da fenomeni grandinigeni più o meno intensi. La parte più colpita è quella di Col Bertaldo, la parte bassa del Cartize e Col San Martino. I danni in quest'area possono raggiungere anche il 70-80% della produzione. Poi, man mano che ci si sposta sul resto della denominazione, abbiamo un range di variabilità che va dal 3 al 5% fino a un 30%. Facendo quindi una media complessiva di tutta la nostra denominazione, possiamo dire che ad oggi, con una buona attendibilità, abbiamo perso il 10% del raccolto che si trovava in vigneto. Se stimiamo una produzione media di circa 1 milione, 1 milione e 100 di quintali, ad oggi abbiamo perso circa 80-90 mila quintali, 100 mila quintali. C'è un fermento incredibile, in quanto vanno immediatamente disinfettate tutte quante le ferite. Il consorzio ha provveduto già ieri a emanare un bollettino con specifiche informazioni, quindi assolutamente sì, si deve intervenire appena possibile, urgentemente, per sanare le ferite. Ci basiamo soprattutto sui danni al vigneto, bisogna però pensare che ci sono anche dei danni collaterali. Questi eventi sono stati talmente violenti, anche con vento, pioggia, accompagnata poi anche alla grandine, che ad esempio hanno rovinato, si stima, quasi il 50% dei pannelli fotovoltaici esistenti sulle nostre cantine. Quindi, in un momento in cui la richiesta energetica si sta avviando verso la massima richiesta, che si avrà appunto al momento della vendemmia per raffreddare i mostri e così via, ecco che le cantine dovranno sobbarcarsi un'ulteriore spesa derivata dal fatto che dovrà acquistare l'energia che invece solitamente produceva in autoconsumo con i pannelli fotovoltaici. Quindi questi sono degli extra costi, che questi fortunali purtroppo creano. Dopo un mese di luglio particolarmente gravoso, viste le precipitazioni e quindi il dover continuamente difendere i vigneti dalle malattie, si aggiunge adesso anche questo ulteriore disagio legato alla grandine. Si capisce quindi la prostrazione del viticoltore che pensava di andare verso la chiusura della sua attività con un raccolto di medio-alta produzione e anche di ottima qualità. Adesso tutto viene rimesso in discussione, però diciamo che questi eventi sono gli eventi che fanno gruppo, che fanno comunità, che accomunano tutti quanti i viticoltori con la stessa preoccupazione, con lo stesso problema. Quindi direi che teniamo saldo quest'ultimo problema e avviamoci comunque verso una produzione che, se il tempo ci assisterà nelle prossime 3-4 settimane, potrà ancora essere salvata e di buon livello. Questi eventi, a cui non eravamo assolutamente preparati, non ce li aspettavamo, poi soprattutto nella intensità, nella violenza e nella durata, ci fanno capire che ormai sono finiti i tempi per parlare di cambiamento climatico. Questo è il clima che avremo da adesso in poi. L'abbiamo già visto l'anno scorso con il caldo e il secco, lo vediamo quest'anno con questi altri eventi, quindi ogni anno dovremo probabilmente aspettarci degli eventi climatici estremi. L'anno scorso abbiamo detto che potremmo recuperare la siccità idrica con la realizzazione di microinvasi per conservare l'acqua. Oggi dobbiamo dire che, per quanto riguarda la grandine, dovremo adesso cominciare a dialogare con la Regione al fine di trovare le soluzioni ottimali per difenderci con le reti antigrandine, però nel compromesso anche di non vanificare il patrimonio UNESCO e quindi tutto ciò che questo ci impone.